Ricordando Paolo Masullo, a 20 anni dalla sua scomparsa, eventi di parole ha esordito con la presentazione del libro Volevo solo giocare a ping pong di Ciro Romano. L'avvocato dei tifosi condivideva con Paolo la passione per la Salernitana e non solo, e prima di parlare del suo libro ha voluto ricordare quel legame e la scomparsa dell'amico che per un'intera generazione di Salernitani fu il passaggio da un'esistenza che sembrava fatta solo di spensieratezza e gioia alla consapevolezza che dolore e sofferenza non risparmiavano nessuno, neanche quella bella gioventù che da essi si sentiva immuni. Con questo preambolo è iniziata la presentazione del libro di Ciro Romano, una serata piacevole, moderata dalla giornalista Francesca Salemme. Volevo solo giocare a ping pong, racconta in una maniera originale di come nel tempo della guerra fredda lo sport da strumento di propaganda dei regimi si sia trasformato a volte in un grimaldello per aprire le porte della distensione. Lo sport è un connettore di sentimenti popolari e c'è tanto da dirne, tanto da scriverne. Io ci ho provato, ho messo assieme un po' di storie attraverso le quali racconto come lo sport ai tempi della guerra fredda abbia non solo caratterizzato quell'epoca, non solo fatto da trade union tra due popoli divisi dalla cortina, ma in realtà non così dissimili, ma in determinate circostanze addirittura salvato il mondo. Ma tu ce l'avresti messa la bandiera russa, insomma, salvando lo sport al di là della guerra? Seguo il tennis ed è un cazzotto in faccia quando vedo le partite di Rublev senza che possa esporre il proprio vessillo. Io credo che lo sport debba andare oltre, però la verità è che chiunque si illuda che sport e politica non vanno di pari passo, purtroppo, dico purtroppo, commette sostanzialmente un errore. La cosa che più ti ha sorpreso scrivendo il libro? Ma non lo so, la cosa che più mi ha sorpreso è che a un certo punto il libro si è evoluto quasi come un'intelligenza propria, nasceva come una raccolta degli scritti fatti sullo sport, io faccio un altro lavoro, mi diletto a scrivere, e invece poi si è sviluppato autonomamente attraverso una linea storica e attraverso storie che diventano concentriche, che hanno il filo conduttore nella capacità dell'uomo di ribellarsi al potere costituito anche e soprattutto in un palazzetto dello sport in uno stadio. Il culmine della nazione cinese era dalla rivoluzione di Mao, che i rapporti